Le 5 e un quarto su Radio Linea numero 1, parliamo di grandi eventi e di un parco che ci accoglie sempre a braccia aperte. Sto parlando di Cinecittà World. Ne parliamo con l'amministratore delegato Stefano Cigarini, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi. È sicuramente stata una grande estate per il vostro parco, ma le sorprese non finiscono. Che cosa accadrà a settembre? E intanto l'estate continua, perché quest'estate abbiamo inaugurato l'area acquatica di Aqua World, abbiamo inaugurato due nuovi scivoli che il pubblico sta gradendo molto, e qui a Roma, forse un po' più che nelle Marche, ancora il caldo è bello. Si fa sentire. Esatto, quindi per tutto il mese di settembre terremo aperto anche tutta l'area acquatica, perché siamo comunque largamente oltre i 30 gradi e mettersi in costume fa godere. Ma settembre sarà un mese invece di grandi eventi, alcuni dei quali proprio in questo weekend. Andiamo subito a spoilerare quello che succederà. Tutto il weekend fino al 10 di settembre ospitiamo Viva l'Italia, che è il più grande evento forze armate e forze dell'ordine, quindi per capirci esercito, polizia, carabinieri, guardia di finanza, pompieri, aeronautica, marina militare. Immaginate che nel parco, distribuite lungo il parco, ci saranno gli assetti, i mezzi e le persone di questi corpi, e noi potremo in qualche modo, come dire, per un giorno fare i loro mestieri o imparare come loro lavorano. Possiamo diventare poliziotti andando nel laboratorio della scientifica e scoprendo come si lavora sulla scena del crimine. Possiamo diventare pompieri, ci vestono, ci mettono l'elmetto e andiamo con la lancia a spegnere un vero incendio, ovviamente in sicurezza e sotto la, come dire, la tutela dei pompieri senior. Possiamo salire nel cockpit di un aereo e provare i comandi, o addirittura sul simulatore per provare le forze G che il pilota di Tornado di F-35 sente addosso quando sta volando in missione. Possiamo imparare a fare le previsioni del tempo nella stazione meteorologica dell'aeronautica. Insomma, andiamo a contatto con queste grandi esperienze che sono date dalle persone che tutti i giorni lavorano per proteggerci, per salvaguardarci, o che vanno nelle missioni pericolose nel mondo. Sicuramente una bellissima interazione con molte persone proprio che nel weekend vivranno il parco di Cinecittà World, ma non tutti sanno che poi diventa anche un'arena che permette di assistere a grandi concerti. Voglio subito citare quello che accadrà l'8 di settembre con Sean Paul. Di giorno è un parco divertimenti, quindi per tutti, per le famiglie, per i bambini, con le sue 40 attrazioni, 7 aree a tema, i set del cinema, gli spettacoli. Ma la notte poi diventa una sorta di grande dance hall. Venerdì 9 avremo l'unica data italiana del tour internazionale, del tour mondiale di Sean Paul, star del reggae e della dance hall giamaicano. Peraltro un concerto con tantissimi biglietti venduti, sarà una grande festa, perché comincia parco dalle 11, DJ set dalle 6, concerto intorno alle 10, poi fino alle 4 di mattina dopo il concerto c'è DJ set e festa che continuerà. Ma non sarà l'unico di settembre, perché il 23 di settembre, sabato 23, ospiteremo gli Eiffel 65, come dire, il gruppo che ha fatto ballare, insomma, su tante musiche nei decenni scorsi. Assolutamente, beh, sicuramente è un viaggio nella dance. Il 29 invece ospiteremo un artista che è, per me, un artista di quelli in rampa di lancio. Lui è Rahu Alejandro. Non è molti anni che è nella discografia internazionale, ma ha già collaborazioni importanti, da Jennifer Lopez a Nicky Jam, ed è un concerto. Lui fa urban reggae, fa, diciamo, reggae su basi musicali che sono tipo da disco dance, così. Magari non è conosciuto ai più, ma noi stiamo notando che è un concerto che, appena abbiamo cominciato le vendite, è esploso con migliaia di biglietti venduti in pochi giorni, quindi è un fenomeno destinato ad esplodere. Meraviglioso, insomma, davvero un settembre stellare. Stefano, vorrei quindi specificare il concerto di Sean Paul, che, come leggevo, non è l'8 di settembre, quindi come riportato, ma sarà il 9, mi dicevi? No, venerdì 8. Ah, quindi ok, venerdì 8 settembre. Quindi venerdì 8 settembre questo grande concerto proprio con Sean Paul, che si esibirà appunto a Cinecittà World. È stato un piacere, Stefano, buon lavoro a voi, speriamo di risentirci presto sempre con grandi novità. Grazie a voi, ciao.